migliaia di scuole in tutto il mondo. In tutti i paesi del mondo. In Italia, vale. Anche in Italia. In Spagna. Spagna. Portogallo. Portogallo. Perù. Stati Uniti d'America. Poi ha costruito le scuole per farci divertire e ha fatto anche tanti buon doni. Ah, che Santa Paola vuole molto bene ai bimbi. Sì, credevo che i bambini erano molto importanti. Una maestra, una suora. Come in una suora, una maestra. E ha una tutetta. Ha un vestito nero, pure il telo. Non so come sono i capelli, ma è tutta bella. È marrone, era tutto il vestito nero. Era una suora. Santa Paola è stata una suora che ha fondato la scuola Santa Dorotea e ha insegnato ai bambini di essere educati. E così tanti altri bambini potessero imparare. Imparare da lei e sapere restare buone e fare tutte le cose belle che lei ci vorrebbe tanto, che lei sarebbe orgogliosa. Santa Paola a 9 anni perse la madre e dopo la vita per lei fu sempre più complicata perché doveva tenere a bada i suoi fratelli e dopo un po' lei diventò una suora che in tutte le scuole insegnò l'educazione ad essere bravi e buoni con i compagni e non essere maleducati. Allora, giovedì si festeggia Santa Paola perché è il 3 marzo che è il suo compleanno. Si trasmette dei valori che servono per quando diventeremo grandi. Comportarsi bene, rispettare i genitori, comportarci bene. Tipo se un tuo amico ti fa arrabbiare ma non devi rispondere con le mani ma con la bocca, cioè devi parlare. Non dire mai una bugia, essere sempre gentili, ascoltare sempre i confronti degli altri, perdonare. No, era pure generosa perché ci ha costruito questa scuola. E anche tante altre. Pure nella città dove c'è mia nonna, che è in Brasile, e pure Stati Uniti, che c'è mio zio Quimi. Per la via del cuore tutto è possibile, poco per volta. Ciao, io sono Paola, io e i miei fratelli abbiamo perso la mamma quando eravamo piccoli e grazie alla fede in Dio ho preso la responsabilità della mia famiglia. Paola Frassinetti nasce a Genova il 3 marzo 1809. La precedono due fratelli, Giuseppe e Francesco. Altri due, Giovanni e Raffaele, nasceranno dopo di lei. Su questa famiglia la Divina Provvidenza ha disegni particolari. I quattro fratelli diventano sacerdoti e la stessa Paola si consacra al Signore e dà origine alla famiglia religiosa delle suore Dorotee. A 9 anni perde la mamma, diventa la donna di casa e questa esperienza matura in lei una particolare attenzione alla missione educativa della famiglia. Paola è bene educare e trasformare il mondo e aiutare la famiglia. A 21 anni apre una scuola gratuita per le fanciulle povere, a cui insegna catechismo, cucito, lavori manuali, oltre che a leggere e a scrivere.
Molte ragazze cominciano a seguirla in questa attività, legata dalla fede nel Signore e dal desiderio di giovare i prossimi. Paola sperimenta insieme a queste amiche la gioia di prodigarsi per il prossimo, di vivere in un gruppo allargato, di avere contatti più diversificati da quelli della famiglia. Il suo orizzonte si dilata. Inizia così a vivere in comunità con uno stile molto semplice. Lo stare insieme, lavorando unite per i piccoli, mette nel cuore di ognuno di loro lo stesso desiderio, conoscere Cristo e continuare la sua missione attraverso l'educazione. Rivela tutte le qualità di una buona educatrice. Dedizione. Accorgimento. Intuizione. Pazienza. Tatto. Benignità. Intelligenza. Cuore. Dolcezza e fermezza. Questo ci insegna che nessuno è un cane da solo. Nel 1841, ispirata da Dio, Paola prende il largo e si trasferisce a Roma, dove la sua opera si diffonde a favore dei più poveri, in particolare donne e bambini dei quartieri romani. Insieme alle sue giovani suore si mette al servizio di altre donne per aiutarle ad uscire da sfruttamento e ignoranza. Iniziano le scuole per ragazzine povere, i collegi, attività parrocchiali e animazione spirituale. Sorelle, dobbiamo andare nei quartieri più poveri perché è il nostro compito aiutare soprattutto le immagini di Dio senza cornice. Così anche noi dobbiamo imparare a non guardare le apparenze e accogliere tutti. Nel 1849, mentre Paola viveva a Sant'Onofrio sul Gianicolo, a Roma l'esercito garibaldino combatteva contro l'esercito francese, che difendeva il Papa e lo Stato Pontificio. La casa si trovava proprio sul fronte in mezzo al fuoco. Vennero tagliate le condotte d'acqua e quando un garibaldino venne a sapere che nella casa delle suore c'era un pozzo, andò là a chiedere acqua. Certo. Dacci l'acqua! Finché ci sarà acqua, per noi ce ne sarà anche per voi. Questo episodio Paola ti insegna a avere il coraggio di fare il bene, l'amore e non conoscere i nemici. Il cuore missionario di Paola la rende coraggiosa. Nel 1866 il piccolo istituto allarga i suoi confini. Paola e le sue compagne accettano il rischio di andare in nuove terre con la speranza, anche lì, di aiutare la Chiesa e le famiglie nell'educazione dei figli. Con la fiducia in Dio e la passione per il Vangelo, sei suore partono per il lontanissimo Brasile. Paola sperimenta tutta l'ansia della madre che vede partire le figlie per una terra lontana. Se potessi anch'io mettermi nelle valigie e partire per il Brasile.
siate fiaccole ardenti e accendete l'amore di Dio ovunque andate. Paola con queste parole ci esorta a non aver paura della diversità, guardare oltre e contagiare con entusiasmo.